Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi, signori, siamo con il nuovo titolo Nintendo in uscita in questi giorni, che è la Principessa Peach, Princess Peach Showtime. Primo capitolo in cui vediamo la Principessa Peach come netta protagonista, la protagonista della nostra avventura, una Principessa Peach che vedremo in diverse vesti. Ero molto curioso di provare il titolo, quindi oggi lo andremo a vedere insieme. E poi, ragazzi, sto pensando un pochino, siccome stiamo per finire Super Mario Wonder, bellissimo, straordinario. Di solito in live poi sostituiamo con un altro titolo made in Nintendo. Potrebbe essere un'idea. Vediamo oggi questo primo appuntamento, vediamo com'è il titolo ed eventualmente se ci intriga, se ci garba, perché no, passare dopo il buon Super Mario alla Principessa Peach. Finalmente siamo arrivati. Vado a procurarmi i biglietti, farò presto. Nel frattempo perché non fai un giro nel foyer? Ti avvertirò non appena li avrò presi. Ok, benvenuti al Teatro Splendente. Attenzione. Oh, vedi, abbiamo i vari palchi. Parte direttamente così, quindi il menu, diciamo, è il teatro. Poi non so in realtà se andiamo. Ah, no, qui possiamo andare a vedere opzioni, vibrazioni. Vediamo un attimino quelli che sono. No, solo la. Ok. Ci sono, immagino, i vari livelli, eh. Guarda come si tiene la gonna la principessa. Questo lo devo fare vedere ai bube. Spiacente, da qui non si passa. Da qui non si sale. Posso parlare con questi? Oggi siamo qui per assistere allo spettacolo, ma il sogno di ogni teatrì è quello di recitare. Immagino che sia teatrì. Perché c'è, cioè, proprio il nome del soggettone teatri. Cosa? E perché non posso scendere? Non possiamo saltare, però. Sì, ma io nel mentre cosa devo fare? Mi scusi, cioè non è per sfiducia. Sta per cominciare il nostro spettacolo della spadaccina. Ancora un attimo di pazienza. Va bene, aspetteremo. Quale spettacolo dovrei vedere? Ok, quindi dopo aver parlato un po' con. Lo spendi in questo. Oh, va bene, sì. Andiamo a prendere i biglietti, signori. Eccomi. Ecco il tuo biglietto. Hai visto che folla? Vuol dire che gli spettacoli sono fantastici. Ok. Non partiamo benissimo, attenzione. Subito blackout. Un annuncio per tutti i gentili visitatori di oggi. Vi presentiamo uno spettacolo terrificante a cura di Uva Spina e la sua. A corona. Beh, almeno Todd ce l'ha recuperata. Vuoi sapere che sta succedendo? Beh, degli strani personaggi mascherati stanno mandando a rotoli tutti i nostri spettacoli. Non possiamo portare avanti i nostri spettacoli con quei disturbatori tra i piedi. Non so proprio cosa fare. Tu eri venuta per assistere a un tranquillo spettacolo, invece ti sei ritrovata in mezzo al caos, eh? Mi dispiace tanto, io devo trovare un modo per ristabilire l'ordine, ma non posso farcela da sola. Ti sarei davvero grata se mi aiutassi, che ne dici? Se può fa, se può fa. Davvero? Vuoi aiutarci?
Oh, grazie, grazie, grazie. Io sono Stella, sono una fata dello splendore che veglia su questo teatro e tu ti chiami Peach? È un bellissimo nome. Con il potere dello splendore dalla nostra parte ci riprenderemo le nostre opere e lo spettacolo andrà avanti. Recuperiamo il primo spettacolo eventualmente, ma i cattivi di cui parlavo erano nello spettacolo della Spadaccina. Andiamo a controllare lì per prima cosa. E poi, come detto, se eventualmente lo riproponiamo anche in live, siccome le live, il castello dei rovi, le live le riporto sul canale, quel tale Ale Games, sul secondo canale, quindi date un'occhiata anche lì, se non riuscite a seguire le dirette sul sito Viola. E è possibile anche che vi riporti questo episodio, quindi magari questo episodio esce prima sul primo canale, poi se proseguiamo e vogliamo fare la serie, ozza, magari per continuità, diciamo, ve lo riposto anche sul secondo canale, in modo tale poi da averli tutti gli episodi anche direttamente lì. Questa è la storia della spadaccina, ma c'è qualcosa che non quadra. Oh no. Qualcuno è stato ferito. Sarà opera di quei tipacci mascherati. Ah, ci sono. Ho un'idea, proviamo a evocare il potere dello splendore. Questo è il potere della parrucchiera. Grazie a questo fiocco ora puoi usare lo splendore, Peach. Forza, usa lo splendore su di lui. Con B? Ok, l'abbiamo ripiato. Oh, mi sento meglio. È uno dei poteri dello splendore. Fa risplendere cose e persone facendole sentire bene. Con il tuo aiuto possiamo usare il potere dello splendore e riportare tutto alla normalità. Eccoci sul palco. Quest'area è tornata alla normalità. Andiamo a vedere com'è la situazione al castello. Andiamo direttamente. Aspetta, fammi vedere un attimo il palcoscenico. Posso. Ma devo. Non so se devo andare da qui o meno. Allora, aspetta, da qua penso che riusciamo dal palco. No, in realtà neanche. Va bene, allora proseguiamo. Allora, io sto. Siamo al day one. Non so se devo uscire una qualche patch. Di solito ci sono sempre delle patch che escono anche al volo al day one. Perché lo vedo un po' rallentato, tra virgolette. In alcuni frangenti, come se non fosse fluidissimo. Mi sembra strano. I titoli di Nintendo non sono mai così. Quindi. Ok, vabbè, usiamo. Così? Suo becco. Ok, più da vicino. Aia. Da vicino ma non troppo, perché altrimenti c'è meno, no? Ok, il salto va bene, è stato. Giovanotti, state molto calmi, eh? Ok, abbiamo preso le monete, va bene, arrivederla, caro. Qui c'era una scorciatoia per il castello, che fine ha fatto? Aspettate, prima. Scusate, eh. Vabbè. Ok. Vediamo. È la scorciatoia, eh. Urrà! Ora possiamo proseguire. Ma questa è una gemma di splendore. Queste gemme sono la prova delle tue imprese. Traboccano di energia risplendente e ci saranno senz'altro utili nella nostra avventura. E sono anche parecchie. Vai. Verso il castello. Ci stiamo avvicinando al castello.
C'è sta il re nel castello. Aspetta, allora andiamo la PA. Ma questi posso... Oh, là, fare qualcosa per questi... Credo di no, eh. Se fossi un po' più forte. Chi è? Mo sei fortissimo. Ho reso splendente. Bravissimo, bravissimo. E quello lì come lo prendiamo? Ci dobbiamo salire? Qua? Lascia perde quello. Allora, non so se c'è qualcosa da recuperare qua e poi saliamo là, o è il contrario. No, aspetta, facciamo una cosa. Prima andiamo a recuperare quello là. Chissà che succede nel castello. Qua mi sa che andiamo verso il castello, allora. Non lo so in realtà, vorrei capire un attimino se si passa da qua o se si passa da là. Vabbè, come sempre, se solo fosse qui la nobile spadaccina. È sempre la cosa che rischi di... no, vedi, forse qua si prosegue. Aia, 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 ho sbagliato tantissimo. Non sai mai qual è la strada principale, quindi c'è sempre il fatto di rifare un livello per fare tutto fatto bene. Ok, vediamo qua che succede. Qui era pieno di fiorellini. Posso fare così? Ti rendo più felice? Posso... Aspetta che dobbiamo monete. Ci penso io, non ti preoccupare, fiorellini te li rimetto io. Un po' di splendore e passa la paura. Arrivo. Hai visto, Giovano? Ah, che fiori meravigliosi. Ok. Allora, proseguiamo. Stando attenti, teniamoci la gonnellina che... Questi no, non so se mai... Oppela. Questo è un problema. Diventa più prepotente eventualmente. Uno e due. Uno. Anche tu. E io nel caso vado a eliminare anche... Posso? Questo. Ok. Perfetto, questo abbiamo fatto. E... Qua erano già sbocciati i fiori. Qua sotto non ci si va. Do un'occhiatina che non si sa mai. Andiamo, va. Quello è lo splendore della spadaccina. Peach, forse insieme riusciremo a usarlo. Vediamo. Olè. Vai, il design comunque dei giochi Nintendo sono sempre spettacolari. Peach spadaccina. Pronti? È la spadaccina. Attenzione. Allora, come... Vabbè, non penso... Ah, sempre con lo stesso tasto dello splendore, comunque. Sapin, che figata. Aspetta che tolgo pure le altre piantine. Aspettate, scusate. C'è ancora questo. Aspetta, la stella... Scomparsa o l'ha presa? Posso capire se... 4... L'ha presa? Spero di sì, onestamente. Con il proiettore. Prego, scendete giù. Non un altro passo. Aspetta, comandi. Osserva i movimenti del nemico e poi usa B o A per schivare e contrattaccare. Allora, con B attacchiamo in linea teorica. E così schiviamo. Avanti prossimi.
Voi? Partiamo subito aggressivi. Questo. Attenzione. Aia. E questo dovrei prenderlo alle spalle, credo. Ah, io le posso saltare in testa pure. Attenzione. Ok. E... se capiti in un'area dall'aspetto particolare, premi Z per metterti in posa. Ok. Aia. Yeah. Ok. Dove... me ne vado da qui? Ti metto in posa? Vai. Però... ti prego, salva il nostro re. Don't worry, ci penso io. Mo' piano piano ci arriviamo al castello. Intanto liberiamo la zona da questi rovi. Recuperiamoci anche la salute, che non fa male. Aia, quello è massiccio, eh. La tua strada finisce qui. Fatela fuori. Ok. Venga anche lei. Questo lo vedo un po' più massiccio, eh. Aia. Comandi, aspetta. Evita gli attacchi nemici saltando con A. Ok. Ah. Attenzione. Allora, se mi... vabbè. Scendete, giovanotti. Tutti all'assalto. E venite, va. Vengono questi? E voi? Dove? Arriva io? E non ci arrivo io. Aspetta. Forse. Oh. E scendete pure voi, giovanotti. No? Ah, aspetta, comandi. Mi dimentico di vedere. Per eliminare un nemico sopra di te, inclina L verso l'alto e premi B. Oddio, in realtà è quello che stavo già facendo, ma... non funziona minimamente. Ah no, da per terra, non da... Ok, no, avevo sbagliato. Io lo premevo mentre saltavo. Quindi in linea teorica, che ne so, pure... vabbè, aspetta, faccio pure... ne so, forse... no? Sembrava qualcosa che si poteva... questi escono a buffo? Sembra di sì. Anche perché dopo un po'... aia, non ti dà neanche più le monete, credo, quindi... allora, questo... allora... facciamo così... così... scusate, giovanotti... aia... però ogni tanto qualche cuoricino me lo tolgono, sti piccoli gnomi maledetti. Eccolo. Andiamo. Oh, stilisticamente è spettacolare, però vabbè, non dire che ve lo dica. Cioè, lo sapete che... perché poi è tutto, tra virgolette, cinematografico, ma in realtà è tutto teatrale con i cosi. Si vede che sei sul palcoscenico. Comandi, aspetta. Evita gli attacchi nemici saltando con A. Ah, solo quello, quindi. Va bene. E come... ma poi lo posso attaccare? Attacco solo qua?
Ah, però se lo fai al momento giusto. Una specie di Perry. Quindi. Ok. Yeah. Il primo sicuramente è più easy, però. La cosa particolare, la cosa bella è il fatto che poi cambieranno i vari personaggi, inteso come la principessa Peach con i suoi vari travestimenti. Ok, ah, c'è anche il papillon, molto bene. Nuovo fiocco per vestito, il papillon, il fiocco, effettivamente. Sembrava un papillon, però pensandoci, effettivamente, del suo fiocco. E quindi sostanzialmente cambierà l'aspetto della principessa. Curioso di vederli, quindi penso che ce lo spippoleremo, signori. Ok. Sì, qua nelle fasi qua mi sembra che sia un po' più rallentato, devo essere onesto. Poi magari uscirà un aggiornamento. Io appena ho messo la schedina, di solito non esce subito l'aggiornamento, però stavolta non mi ha detto niente, quindi l'ho avviato. Ce l'abbiamo fatta. Insieme possiamo sprigionare il potere dello splendore. Però lo fa solo, tra virgolette, nelle fasi quasi di menu, soprattutto qui nella parte iniziale, perché poi durante la fase di gioco no. Buono, tra l'altro. Ma il teatro non è ancora tornato alla normalità. Chissà se i fili luminosi e il simbolo nel foyer sono legati in qualche modo. Qui ci vuole una Switch 2, signori, ci vuole una Switch 2. Scommetto che anche gli altri spettacoli hanno bisogno del nostro aiuto. Forza, andiamo a vedere. Si potrebbe fare anche un episodio. Magari mi faccio gli episodi così registrati per... Però, signori, devo dire la verità, mi è intrigato, quindi sicuramente lo continuerò. Direi proprio di sì. Ci sono gli altri spettacoli, sicuramente non saranno solo questi su questo piano, ma ce ne saranno altri, quindi... ragazzi, fatemi sapere anche la vostra, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere anche se voi lo acquisterete, se lo avete acquistato già, se lo state giocando. E bello, è una bella avventura, secondo me, anche per vedere appunto la principessa Peach in modi di, in una veste diversa, poi indipendentemente dal fatto che si cambierà 18.000 volte per i vari... Ma in una veste diversa, inteso come protagonista, è lei che salva il mondo questa volta. Signori, ci vediamo alla prossima con i prossimi video, le prossime cose. Fatemi sapere la vostra. Come detto, seguitemi sull'altro super live, sul secondo canale, dove trovate altri video, altre serie, altri giochi. Alla prossima, ragazzi, un saluto a tutti.